Allora, grazie per essere qui. Questo è un esperimento, nel senso, che è successo? Volevo intervistare, qualcuno forse ha visto le interviste che sto facendo a diversi esperti di terapie brevi. E a un certo punto mi sono detto, intervistiamo quattro colleghi che sono anche docenti della scuola di specializzazione. Uno è il direttore della scuola di specializzazione che abbiamo fondato insieme, lui è il primo. Facciamo questa cosa, facciamola in una location unica, tutti insieme, perché sennò per me è un casino mettere insieme una persona viene da Torino, uno da Cecina, uno da Padova, eccetera. E poi ho detto, visto che sono qui, apriamo le porte, vediamo se ai colleghi e in generale le persone possono interessare i temi delle terapie brevi, soprattutto interessare come si fa la terapia breve in pratica, come queste persone, che a mio parere sono anche terapeuti brevi d'eccellenza, molto bravi, al di là dei ruoli accademici, come fanno loro, come fanno ad aiutare le persone in poco tempo. Io conosco tutti loro da più di un lustro, alcuno anche da una decade o più. Ho detto, vediamo un pochino come funzionano nel parlare con loro, avere dialogo, tu come fai questo, tu come fai quest'altro, e vengono fuori cose molto interessanti, anche innovative, che io spesso ho anche rubato nella mia pratica professionale. Alcuni hanno anche scritto libri o li avete visti anche in altre situazioni, quindi ho in testa due cose: uno, l'aspetto clinico; due, l'aspetto professionale, cioè come si fa a lavorare da psicologo. Oggi un pochino volevo creare su questo l'intervista. Ho detto, apriamola, vediamo se qualcuno è interessato, e sembra che qualcuno interessato lo sia. Ogni intervista durerà super giù una trentina di minuti. Non potrete fare domande, perché queste sono le nostre interviste, è come se voi foste dietro lo specchio, no? Che osservate i pazienti. Daniela, non puoi fare domande. Le domande di Daniela sono sempre molto stimolanti, ok? Però Daniela è lei, è una nostra corsista, è fantastica peraltro, grazie anzi di essere qui. Però ve li lascio, nel senso che dopo quei 30 minuti, 30-40 al massimo, ci sono 15-20 minuti per espletare le funzioni naturali e fare quello che volete fare. C'è un coffee break qui offerto, vostro, qui ci sono bevande, roba da mangiare, il caffè lo chiedete, ve lo fanno, tutto offerto, dall'Istituto Ignos. Davvero? Oh, non lo sapevo! e lì potete assaltare l'intervistato e fargli domande. Iniziamo con Federico Piccirilli, che è il direttore della scuola dell'Istituto Ignos. Non sarà una cosa, spero, molto formale, quindi verrà un po' come viene. Ok? Grazie ancora e, come si dice, buona visione, buon qualcosa. Buone cose. Buon vento, perché tu dici buon vento quando inizi. Allora, io penso che ho sta domanda in testa da eoni, cioè tu che cosa fai col paziente? Perché una volta stavamo parlando tu ed io dentro il tuo studio, mi ricordo anche dove ero seduto io e dove eri seduto tu. Da ossessivo quale sono. E tu una cosa che mi dicesti fu, io gli faccio vedere quell'angolo lì. Perché magari ho la persona che vede questo, io gli faccio vedere quell'angolo lì. E che niente ed è tutto. È spostare di, come nel golf, no? Sposti di 5 mm la mazza e la pallina va da tutt'altro. A te piace citare poi Wittgenstein, la mosca, non ti rubo la citazione, se vuoi la farai tu. E, cioè tu quando ti siedi davanti al paziente, a quello nuovo, che fai? Che pensi? Che osservi? In prima battuta osservo la persona, quindi la rimetto proprio al centro. Il primo pensiero che ho è quello che ne usciremo vincenti entrambi. Ne usciremo vincenti entrambi. Sì, questa è la prima percezione. L'altra cosa rispetto a fargli cambiare punto di vista, io ho il mio studio, ho una poltrona, ho a sinistra il secchio dell'immondizia, e all'angolo destro, quindi la persona non può vederlo, una macchina da scrivere Olivetti del 1840, insomma, una macchina antica. Quindi il mio obiettivo è che lei possa spostare lo sguardo dal secchio della mondezza alla macchina da scrivere e quindi accompagnarla in questo processo. Aspetta, questo mi stai dicendo,
simbolicamente ho proprio anche l'idea di riuscire, di, cioè gliele messi là appositamente per... Fantastico, fantastico. Cioè, sia il discorso simbolico, il fatto che tutte le persone che entrano a studio da me non vedono assolutamente quella macchina da scrivere. Per quanto, insomma, sia un oggetto... È bello, è bello. Bello, insomma, sì. Perché ce l'hanno dietro. Ce l'hanno dietro. È vero. Però nemmeno l'entrata, che comunque sarebbe visibile, nessuno lo vede. Perché mm-hmm. tutti cercano qual è la mia sedia, qual è la mia poltrona. Okay? Quindi una volta messi sulla sedia, l'obiettivo è che loro possano guardare anche quella, anche nella pratica, quella macchina da scrivere. Quindi rendersi conto. E attraverso questo accompagnarli nel processo di vedere la vita secondo un altro punto di vista. Mm. Però la prima cosa che faccio è chiamarli per nome. Quando entro le persone, la prima battuta è ci diamo del tu e qual buon vento ti porta qui da me. Quindi per questo anche la mia citazione, insomma, è buon vento. Perché io penso che comunque il vento sia di cambiamento, quindi è sempre un buon vento. Tu c'è sta cosa che a me fa impazzire. Ti ricordi quella volta che stavamo facendo una riunione con Pierpaolo e tu avevi appena finito la seduta e avevi questi jeans con pantaloni, sì, con le ginocchia strappate. Da povero. Da povero. E io ti ho detto, poi magari dell'energy costano 200 euro, non lo so. E io ti ho detto, mai visto il paziente così? E tu mi hai risposto una cosa come studio mio, regole mie. Che è fantastico, no? Perché è come quando Milton Erickson, non ricordo chi, gli disse ma stai in questo studio bruttino con le cose, gli armadietti di metallo, e lui disse sì, ma ci sono io là dentro. Oppure quell'altra volta in cui ti ho sentito, creo un paziente che magari nella testa di un terapeuta con un certo tipo di idee, di aspettative, avrebbe potuto leggere quello che sta per dire il paziente in una maniera squalificante, che il paziente ti disse come te devo chiamare? Cioè, ha detto tu, lei, come te devo chiamare? E te lo guardai e lo guardassi e gli dicesti chiamami un po' come te pare. Federico va bene. È bello questo, perché proprio il destrutturale, il togliersi il camice, no? Diciamo che la mia esperienza nasce nel 1999, e quindi insomma siamo ormai su 20 anni. A parte il discorso di studi, nasce in un centro per disabili con disabilità grave. Quindi il mio primo lavoro fu con un ragazzo, insomma, ci darò il nome a caso, non il suo nome, però con Giovanni. E il mio primo intervento fu quello di rileggere tutti i libri e tutte le cose che ho letto rispetto all'università sui disturbi dello spettro autistico. Attualmente sono disturbi dello spettro, allora insomma c'erano altre definizioni. Poi cambiano le cose negli anni, no? Strano pure questa questione. Pur cambiando le cose, però lui si è sempre chiamato Giovanni, nel senso certo. Che sono 20 anni che Giovanni si chiama. E lì la cosa sorprendente per me fu il fatto che sono riuscito ad entrare in relazione con lui nel momento in cui ho tolto tutto quello che avevo studiato e mi sono rivolto a Giovanni. Che hai fatto? L'ho guardato negli occhi, ho levato sovrastrutture, ho eliminato il fatto del condizionamento operante, condizionamento automatico, condizionamento, cioè insomma tutte quelle cose che avevo letto vari libri, perché comunque la tensione e l'emozione di lavorare con persone con disabilità anche grave e gravissima era una responsabilità, e semplicemente ho guardato in faccia. Siamo entrati in relazione e da lì si è cominciato tutto il lavoro educativo più che terapeutico. Però è stata quella la differenza. Cioè io oggi le persone che arrivano, e quindi anche i miei jeans più o meno strappati, poi nel senso dipende quello che metto la mattina, non vado sempre in giro strappato. In ciabatte, mi è capitato pure in ciabatte però. Davvero? Sì. Mi è capitato al bar, mi è capitato al ristorante, insomma ho fatto varie situazioni di intervento e ho realizzato che dovevo semplicemente rivolgermi alle persone, per nome. Senza sovrastrutture, senza etichette. Ero già partito dal discorso della tesi di laurea, ho fatto una tesi sulla carriera deviante, quindi tutta la teoria dell'etichettamento l'ho approfondita parecchio. E ti rendi conto che se tu vai per etichette confermi l'ipotesi. Mm-hmm. Quindi questo è stato un po' il mio processo. Fammi tornare un po' dentro la seduta. Mm-hmm. Hai detto gli fai guardare l'altro angolo, gli fai guardare altri punti di vista. Però cioè, fammi capire, proprio in pratica, tu c'hai cioè, il paziente, che fai? Che lo so che non possiamo usare una cosa per ognuno, no? Idealmente però avrai qualche magari punto fisso, qualche linea guida. Punto fisso e la linea guida sono... Intanto vi faccio guardare il muro bianco, che poi a studio in realtà non è bianco ma è lilla.
E quindi faccio puntare la visualizzare quali sono i punti fermi della sua vita. Cioè gli chiedi guarda come un'induzione ipnotica? Sì. Ok? C'è una tecnica di visualizzazione. Il muro sta alla mia sinistra, loro stanno alla loro destra rispetto alle nostre posizioni. E quindi faccio visualizzare il muro e faccio intanto immaginare quali sono, immaginando una scalata in montagna, quali sono i punti fermi in cui loro potrebbero in qualche modo trovare presa. Cos'è, definire l'obiettivo? No, definire i punti fermi che attualmente hanno. Ok. Quindi una sorta tendenzialmente di i chiodi da cui insomma puoi partire necessariamente, risorse interne ed esterne. Quindi questo è il primo passaggio. E quindi anche nei momenti di, diciamo, di cacca, le persone hanno comunque dei chiodi. Ok? Quindi nei momenti in cui loro fissano questa situazione, mi raccontano come sono i chiodi fermi e quindi esplorano tutte le risorse interne ed esterne. È la prima cosa che fai o prima gli chiedi il problema, qual è, cosa ti ha portato qui, eccetera? Prima chiedo cos'è il problema, eccetera, e poi di ok. Non necessariamente parlo del problema, potrei parlare della soluzione. Ok, sì. Quindi che soluzione hai tentato, eccetera. Quindi okay. Non c'è. Il mio approccio breve comunque passa attraverso la singola, la solution focus, attraverso strategica, attraverso strategia familiare. Quindi attualmente non c'è una. Non uso protocolli o standard, ok? Mm-hmm. In base alla persona, l'abito è tagliato su misura. Questa non è una cosa mia, insomma, ma ogni persona ha il suo percorso. Quindi gli chiedi. Però poi comunque questo è fondamentale per me: risorse interne ed esterne della persona. Sì. Come è fondamentale il fatto di poi fare questo movimento? Prova e fa così col viso, ok? Le persone fanno così col viso, girano lo sguardo e quindi vanno alla mia macchina da scrivere. Ok. E quindi tendenzialmente la maggior parte fa. Ma c'è sempre stata? Ma fantastico. E lì poi, insomma, tutto il discorso del processo di cambiamento legato al fatto del punto di vista. Sì, c'è sempre stata. Quindi usi tanto la comunicazione indiretta? Molto. Fantastico. Vedi, questa è una cosa di te che non sapevo. Vabbè, non stai sempre nella stanza con me, no? Non ci sto mai, quasi. Ok, carino. Questo comunque porta a una serie di suggestioni che poi ci aiutano a ragionare su altro. Mm-hmm. Però il fondamento poi è il discorso risorse, centralità della persona, quindi come dicevo prima, Giovanni piuttosto che persona con disturbo dello spettro autistico, e risorse interne ed esterne, visualizzate su un muro, insomma, a me piace immaginarlo come una arrampicata in montagna, insomma, c'è da dire che soffro di vertigini, quindi insomma non è l'esempio più cazzante della mia vita, però mi piace, certo. Quindi ho sempre usato questo. Fantastico. Io pensavo invece che tu fossi, io ti ho visto fare qualche seduta durante i nostri workshop quando facciamo le verate, no? Pensavo che tu fossi molto più direttivo invece, pensavo che tu fossi molto, non comportamentista, però molto, fai questo, hai provato questo, qual è la soluzione per te, molto più tranchant, se vogliamo. Questo succede, no, nella maggior parte delle volte la connessione è indiretta. E spesso, lavorando molto con adolescenti, spesso posso essere un po' più diretto. Con gli adolescenti un po' più diretto? Sì. Diciamo dare indicazioni. Sì, più chiaro, più diretto, meno indiretto, insomma, rispetto alla comunicazione. Ok. Poi ti ripeto però, credo che ogni persona sia una persona a sé. E quindi non saprei dirti, cioè, la maggior parte delle volte è così. Però non è sempre così. Senti, come hai fatto a fare una scuola di specializzazione? C'avevo i capelli lunghi come i tuoi quando ho iniziato. No, perché noi abbiamo condiviso parte del percorso e so le fatiche, no? Però io avevo questo sogno da prima che ci conoscessimo, però non ho mai iniziato, non ho mai neanche provato. I capelli a te sono rimasti. Sono rimasti pochi, ma tra un po' vedrai che. Tu sei il, come si dice, curi tu più la parte burocratica, eccetera, no? Cioè io mi ammazzerei piuttosto che fare. E invece hai, sia per quello che ti dicevo l'altro giorno, no? La tua capacità zen del mandare a quel paese. Quella del Marchese del Grillo. Quella del Marchese del Grillo. Io l'ho fatta mia. Però di mandare a quel paese le cose che non vanno, non funzionano, sti cavo, cioè si trova un'altra. Cioè io ci vedo tanto Federico quando fai, non c'è il dottor Piccirilli, ma in senso buono, non c'è il dottor Piccirilli tanti ai tuoi pazienti, c'è tanto Federico, anche se le persone che vengono da te non ti trattano come Federico l'amico,
cioè magari c'è, può essere un rapporto più, io lo sento che ridete, che uscite insieme, io non ci riesco a fare questa cosa, no? Usciamo insieme, che se no, uscite, no, uscite insieme dallo studio, okay, no, perché sì, la tua ultima seduta tu esci, io 5 minuti devo aspettare. E sono irrigidito su questo, anzi cerco di prendere. Ho due figli a casa che mi aspettano pure, capito? Quindi l'ultima seduta vado. Sì. Quindi c'è il rispetto da parte delle persone, della figura, però non c'è il non c'è il camice, non c'è Federico. Ma secondo me la differenza fa quanto le persone poi stanno bene. Quindi se il tuo lavoro è efficace, ma soprattutto efficiente, poi il riscontro c'è, al di là del fatto che tu possa avere una giacca piuttosto che un pantalone strappato, piuttosto che uscire dopo 5 minuti e uscire insieme. Infatti, cioè, ti sei vestito così solo per me. Ma perché mi hai parlato dei video? Io non capisco poi i social, tutte queste cose strane. Mi sono messo, cioè, devi andarci in giacca Ho pensato a una cosa tipo fazzoletto. Un po' seria, capito? Ma quando cazzo mai te lo sei messo un fazzoletto? Questo lo fai riprese, cioè, mi sono un po' emozionato insomma su questa cosa, se no. Va bene. Ma chiaro, c'ho la tuta comunque, quando esco mi cambio. Come hai fatto a... Ti ho chiesto mai questa cosa di come hai fatto a iniziare? 8-9 anni fa, insomma, all'inizio del percorso, poi ci siamo incontrati dopo un pezzo di strada. Tendenzialmente ero stanco del non potere in qualche modo portare avanti delle idee, soprattutto rispetto alle terapie brevi. Tu devi immaginare che quando mi sono specializzato, e tu ancora studiavi probabilmente, era 1999, sia laurea che insomma poco dopo la specializzazione, tutto quello che era terapie brevi, allora c'era solo l'approccio strategico, era assolutamente non considerato semplicemente, quindi insomma le mie battaglie con colleghi e amici sono state impegnative. Strada facendo ho approfondito tutto il discorso di terapie brevi e quindi ho deciso di provare a seguire questo iter, di mettere su una scuola che realizzasse anche tutto quello che non avevo avuto io nel mio passato in termini formativi. Io la mia esperienza professionale ho fatto anche per un periodo responsabile della gestione qualità, che comunque tutti i processi e procedure che portano all'eccellenza delle organizzazioni. E quindi l'idea era fare qualcosa che fosse eccellente nel campo delle terapie brevi. E quindi lì ho iniziato a buttare giù il progetto, poi ci siamo incontrati, insomma andare avanti il processo. L'unico problema è stato quando è stata poi approvata la scuola, nel senso che lì è... A mo la devo fa. Mo la devo fa, nel senso comunque in mezzo a tutti gli impegni professionali era un'altra situazione da seguire. Però l'idea era qualcosa che fosse l'eccellenza rispetto alla formazione delle terapie brevi. Tu mi hai detto una cosa, una volta mi hai raccontato, io ho iniziato con, mi dicesti, a lavorare con le disabilità, sento proprio... Lo dirò in maniera leggermente meno colorita perché ci sono i bambini da casa, a pulire la cacca delle persone e poi evidenziasti proprio con la mano in mezzo al... Ho scoperto lì cosa erano le emorroidi io. Hai scoperto lì cosa erano le emorroidi. E questo è fantastico, nel senso che se non ti sporchi in tutti i sensi... ti mancano dei pezzi, no? Io se non avessi fatto i 4 anni di tirocinio e volontariato, perché poi non era solo tirocinio, nell'ASL, dove vedi cose che non vedrai mai in privato, mi sarebbe mancata una fetta enorme. Che cos'è per te il cliente difficile, la persona difficile? Ripetimi la domanda. Non esiste. No, non esiste. Cioè, il momento in cui tu lavori con le persone, sono persone, quindi è proprio attribuzione di significato che ti porta a un'attribuzione di complessità che ti porta fuori strada. Mm-hmm. Tu non ce l'hai le teorie in testa, cioè quando lavori non pensi, tu non pensi manco alla tentata soluzione disfunzionale. Tu no. Pensi a spostare... Io penso a spostare, io lavoro... nel senso, poi conosco tecniche, le conosci, e teorie, però quando lavoro sto sulla persona. Quindi è una combina tra paccia testa, testa pancia. Usi tecniche? Cioè dai tante prescrizioni o dai quelle 2-3 di riferimento? 2-3-4 di riferimento? 5? E poi invento quello che viene. Sempre rispetto alle logiche però, chiaramente. Però è molto... Non so come dirti, io ho giocato a pallone quando ero piccolo, poi non essendo insomma troppo portato, chiaramente non ho fatto il calciatore,
Però quello che viene bene nel calcio è quando arriva la palla e tu di prima fai qualcosa, che sia un passaggio, un cross, un tiro e porti la palla insomma dove deve andare. Tradotto in gergo teatrale, il discorso è buono alla prima. Quindi in terapia molto io vado di istinto. E per istinto, poi per fortuna o perché insomma le competenze riescono a tradursi nell'istinto, tendenzialmente è sempre buona la prima. Ti basi su quello che fa la persona in quel momento? Su quello che fa la persona e su quello che percepisco io e come rimandarlo. Quindi tu vedi un paziente, un cliente, una persona. La tua idea è: gli devo allargare la prospettiva, gli devo far vedere altri angoli, altre possibilità di fare le cose. Sì. Ok? Lo puoi fare tramite direttive o più spesso tramite interazioni, linguaggio, comportamenti indiretti? Sì. Raramente gli dici, può capitare? Può capitare, gli dici, soprattutto con gli adolescenti. Soprattutto con gli adolescenti, ok. E puoi usare le prescrizioni come leve, come un aiutino da casa per quello. Prescrizioni, a volte anche altri stimoli, nel senso, non so, si ragiona sulla lettura piuttosto che alcune volte mi è capitato. Consigli libri? Sì, alcune volte mi è capitato di vedere insieme delle foto. Dipende. Vedere insieme delle foto? Sì, dipende dalle persone, insomma, ti ho detto, non c'è una cosa su misura. Chiaramente tutto questo poi è inquadrato rispetto al mio approccio, quindi io faccio terapia sulla singola come prima battuta, solution focus, seconda, terza, quarta seduta, terapia strategica se serve alla fine. E più o meno, insomma, dipende dalle persone, poi ogni cosa c'ha. Però le strategie poi decise possono essere dirette, indirette. Dimmi una cosa, aspetta, lo segui così tanto il modello che poi insegniamo pure nella scuola? Pensavo che fosse invece più. Lo seguo così tanto. Così tanto. No, così rigidamente no. Così rigidamente no. Ok. No. Cioè, adesso non più. Certo, certo. Però so. Non so come dirti, però insomma, lo sai pure tu probabilmente. L'esperienza poi ti porta a definire un tuo stile, no? Certo. E quindi quello stile, poi qualcuno sostiene, se quella cosa funziona, continua a farla. L'evidenza mi dice che il mio tipo di approccio funziona, non sempre, non comunque, però insomma se dovessi fare una statistica i risultati sono positivi, non lo dico io insomma, tendenzialmente poi lo dicono le persone rispetto ai feedback che lasciano, piuttosto al fatto che non è che vedo una persona a settimana, insomma ne vedo diverse e questo vuol dire che quindi ormai è molto personalizzato. C'è un tipo di... Anche qui mi spiace ritornare alla tipologia perché sai che non piace neanche a me, però voglio capire te soprattutto. Un tipo di persona con cui pensi di lavorare meno bene, che c'è, che è più difficile per te, I don't know, qualcosa di... Non so se è tipo di persona, è un discorso indiretto, però lavorando spesso con gli adolescenti ci sono alcune situazioni familiari, quindi di genitori che rompono sufficientemente dal punto di vista di pressioni che fanno. Tu li fai venire in terapia? Io faccio il primo colloquio, allora tendenzialmente lavoro sempre con i genitori, salvo che insomma con l'adolescente poi ci lavoro, però con i bambini piccoli difficilmente. Quindi vedo i genitori e la prima patto che faccio con i genitori è che io non dirò niente rispetto a quello che succederà col figlio. Certo, rimane tutto qua. Certo è relativo, nel senso che se dovessimo poi insomma seguire tutta la situazione nella più rigidamente le regole, chiaro, dovremmo andare insomma, secondo altri versanti. Però per esempio la cosa che mi riesce difficile o comunque che spesso mi trattengo è quando arrivo genitori troppo pressanti rispetto al lavoro che si sta facendo. Ok. Però non la persona con cui lavoro. È il sistema attorno. Il sistema attorno. Qualcosa che hai definitivamente buttato nel cestino, in quel cestino lì e che non usi più. No, sai, sono tipo vintage, ogni tanto tiro fuori tutto. Anche l'interpretazione dei sogni? No, oddio, no. Non ce l'hai mai avuta? Non l'ho buttata nel cestino perché non l'ho mai usata, insomma, quindi alcune cose non l'ho mai usate, quindi la mia fortuna è stata comunque da subito trovare un qualcosa che fosse calzante alla mia persona.
poi approfondito, migliorato, eccetera. Però mi sono subito ritrovato nell'approccio insomma, che ho studiato all'inizio e che poi ho approfondito. Quindi qualcosa che ho buttato nel cestino, no. Cioè, magari uso meno, uso più, ma non, no. Se butta niente come maiale. Il maiale, carne di porco, cioè, si fa tutto, sì. È bello perché poi è questo, no? È il principio dell'utilizzazione di, non è il nostro, di Erickson messo su noi stessi, poi, no? Anche. Che poi è interessante questa cosa, no? Come, per esempio, da strategici, io non penso di definirmi più unicamente strategico, però sicuramente è ancora un'anima molto forte, presente. Anzi, mi definisco strategico nel termine originale di Ale, ok. Mi sono dimenticato che volevo dire. Ah, sì, il costrutto di tentare soluzioni disfunzionali, no? Che poi magari non ci rendiamo conto che ci finiamo noi stessi come terapeuti quando vogliamo stare troppo con la teoria o col costrutto X stesso o con la tecnica Y. Mi viene questa cliente che mi disse attacchi di panico, la dottoressa prima di me mi ha detto di fare la peggiore fantasia standard secondo il modello, però io non ce la facevo, cioè non mi andava, non era per me, e però la tua collega insisteva su e poi l'ha persa, no? Per forza. Invece è bello anche questo, no? Butto qualcosa e lo posso riprendere all'occorrenza. All'occorrenza, al bisogno, certo. Un po' come la psicoterapia, insomma, l'obiettivo è che sia il bisogno. Sì. Questo sicuramente, insomma, tutte le cose che tu hai appreso, hai studiato, comunque hai sperimentato, fanno parte del tuo bagaglio, no? Quindi perché no? Chiaramente a differenza dell'inizio, insomma, come dici tu, se lo standard, no? Quindi c'è stata la prescrizione, questo e quest'altro, sono ovviamente cambiato. Non nascondo che la mia prima terapia c'avevo dentro al cassetto manuali e tutti i protocolli del mondo. I foglietti, quei suggerimenti, come sì, poi quando vai a dare gli esami che ti nascondi. Sì, come c'avevo nella testa l'errore della diagnosi piuttosto che della persona. Quindi probabilmente c'avevo più ansia io che lei. Io mi studiai il dialogo strategico di Giorgio Nardò nel libro. E avevo un post-it dove mi ero scritto tutte le fasi del dialogo strategico e ce l'avevo davanti, nascosto da quel coso del tuo studio che non so che cosa sia, un portafoglio. Non so. Ma c'è scritto tu sopra? No, non c'ho scritto io, un giorno l'ho trovato così. Ah, no. Sì. E quindi quando il paziente veniva, io devo fare le domande del dialogo strategico, io guardavo il paziente e facevo così, e guardavo in basso, aspetta, ora gli devo fare questo. Ti dico di più che quando ho identificato le nove logiche delle tecniche strategiche, io non me le ricordavo, perché nove sono tante per me, no? Poi il magico numero è, cos'è, 5 più o meno 2, no? Quindi da 3 a 7, sì. Non 4, 9 sono troppe. E quindi mi ero fatto un altro foglietto, per ricordarmi quello che io avevo scritto, me lo mettevo sempre là davanti per... E poi deve diventare un'acquisizione e poi abbandoni a volte adesso, non... No, a volte, adesso non ci penso neanche più alle nuove logiche che vengono fuori così. Questo secondo me è il rischio che corriamo, no? Io inizialmente scrivevo tutto durante la seduta. Sì, sì, vabbè, inizialmente, ormai 20 anni fa, poi... Sei vecchio. Poi sì, poi mi sono reso conto che rischiavo di perdermi la persona per scrivere. E quindi ho levato tutto, insomma, poi se c'è da puntare qualcosa, ma appunto post seduta. Però tendenzialmente ricordo tutto in testa, quindi ancora ho buona memoria. Però è proprio questa... Ripeto, la centralità della persona, se la rimetto al centro non mi serve il quadernino che mette una serie di cose, non mi serve leggere le nuove logiche perché magari le domande sul discorso del dialogo strategico, ma vado un po', avendo conosciuto la persona, sull'approfondimento della persona. Anche perché cioè, è l'autenticità, no? Detto quella paziente che mi disse, che mi sposta pure qua, no? Mi sposti, ce la faccio, sta ferma. E chiesi scusa alla paziente perché quel giorno c'avevo l'orologio di sole in faccia e quindi mi spostavo più del solito, e lei disse no, vai bene così perché se tu sei autentico, no? Quando arrivai a questa concezione, prima di questo paziente, dell'essere te stesso, perché questa è la cosa che mi piace tanto di te, no? I pantaloni strappati, le ciabatte adesso anche, puoi chiedere scusa, cioè se ti sei dimenticato un pezzo perché non te lo sei scritto, puoi dire, senti,
non mi ricordo sta cosa, me la rispieghi, mi fai capire meglio. E secondo me lì si crea l'unione con la persona di più di che tu voglia, che se tu voglia apparire come il professore, il direttore, il dottor Federico Piccirilli, professore della scuola di specializzazione, no? No, questo è, cioè, fondamentale, l'ho detto all'inizio, io chiedo sempre, la prima cosa che dico, ci diamo del tu, e non è che io do del tu, le persone danno del lei. Certo. In tutta la mia carriera c'è soltanto un ragazzo che continua a darmi del lei, nonostante, però vabbè, insomma, è una no. sua, va bene, cioè, va bene. E quindi questo è, secondo me, una caratteristica fondamentale, appunto l'autenticità. Autenticità, e poi al di là delle prescrizioni diretto o indiretto, al di là delle suggestioni, del fatto che tu fai arrivare in maniera indiretta a qualcosa, è anche un linguaggio anche spesso molto chiaro, trasparente, onesto e diretto. Certo. Alcune volte c'è pure, passami il termine, insomma, il consiglio scontato. Può esserci, certo. No? Questo però, insomma, non è mia come. E quindi qualcuno dice: beh, dai, il consiglio, manipoli la persona, no? Perché la manipoli? Io ho avuto la fortuna di seguirmi dal vivo sia Baslavic e De Chaser anni fa, insomma, avendo cominciato presto. Io ricordo, cioè, in questo seminario del Bon Pool, che sosteneva di quella persona che affogava in un lago, no? E quindi diceva: voi avete due opportunità, stare intorno al lago e dire alla persona: dai, esci, quello sta affogando, esci che esco. Oppure tuffarvi nel lago, certo. Prenderlo, metterlo e portarlo fuori. E quindi lui rimaneva in questo seminario dicendo: l'avete manipolato o no? Tendenzialmente l'abbiamo salvato, poi come? Ne parlavo con Michael poco tempo fa e gli dicevo: sai, mi piace, tu sai che in questo periodo sono molto innamorato della solution focus, che non dà consigli, cioè di base non dai consigli, non dai suggerimenti, no? E dicevo, invece, se entri nell'ottica della terapia sola singola, invece c'è il dare il suggerimento, in un certo modo, non incastri la persona in una teoria, in un'etichetta, eccetera, però, peraltro mi viene in mente un cliente che, sono stato un paio di sedute, lui ha bisogno di aumentare la sua capacità relazionale con le donne, un paio di sedute a cercare di tirare fuori il Latin lover che era in lui. La terza seduta gli dissi a un certo punto, neanche mi ricordo, un consiglio per me banale, e lui iniziò a prendere appunti. E io continuai a parlare, e lui continuò, mi fermai, e lui mi disse: no, continua, cioè, questo è oro colato per me. E poi mi chiamò qualche tempo dopo dicendomi il successo, un successo che... No? E Michael mi rispose e disse: solution focus, bellissimo, eccetera. Però alle volte il consiglio, il... Prova a fare questo, prova a guardare lì, prova a fare così, rispettando l'etica e tutto quanto, ovviamente è quanto di più semplice immediato possa esserci. Cioè, lui disse, penso che lo disse lui, è quanto di più, non sono appropriato, ma penso quanto più semplice immediato possa esserci. Fallo, se funziona bene, se no parti con altro. Ma anche perché il presupposto delle persone che arrivano da te qual è? Quello di stare bene. Chiaro. Cioè della tua, nostra teoria. Del tuo nostro poco interessa, certo, quindi certo. L'obiettivo è questo, stare bene e nel minor tempo possibile. Potremmo fare un questionario e dire alle persone: ma voi secondo voi, cioè, vorreste prendere l'ascensore domani o fra 100 anni? Rispondendo tutti fra domani, certo, cioè è inutile, per quanto quindi. Senti, ti faccio l'ultima e unica domanda strutturata. Come ti chiami? No, troppo strutturata. Immagina che ci stia guardando qualche psicologo e gli vuoi dare un esercizio da fare nella vita di tutti i giorni per allenare una sua competenza che secondo te può essere utile nella sua pratica terapeutica. Quale può essere questo esercizio, questo compito, prescrizione, strategia, chiamalo come ti pare. Psicologo, quindi? Uno psicologo. Finalizzato alla pratica professionale, non alla vita, sì. Non alla vita in generale. No, alla vita, no. Qualcosa che lui possa fare nella vita di tutti i giorni, ma che gli torni utile poi nella sua pratica professionale. Chiamare le persone per nome? Mm-hmm. Potrebbe essere un ottimo esercizio. Uh-huh. Tipo al bar, vedere il cartellino. Okay. No, cominciare a chiamare le persone per nome sempre e comunque. Mm-hmm. E
rispetto alla pratica professionale. Altra situazione è quella che dovrebbe essere di mettere al centro la persona. Come poter farlo? Togliendo l'etichetta. Quindi il fatto dell'esercizio è ogni giorno vedere una persona, più persone, insomma, nella vita di tutti i giorni, che già conoscono, e quindi tendenzialmente noi, le persone che conosciamo, più o meno abbiamo un'etichetta, rompiballe, le cose, eccetera. Quindi l'esercizio dovrebbe essere da domani in poi rivolgersi a quella persona, non a Flavio come paranoico, piuttosto che ossessivo, piuttosto che, non lo so, ma a Flavio. Quindi l'esercizio da domani è, le persone che sono nel tuo sistema e che già hai etichettato rispetto a qualcosa, da domani prova a cambiare punto di vista e a richiamarle per nome. Grazie. Prego. Ciao, zio.